Ciao a tutti, oggi vediamo insieme come realizzare questo cestino con tulipani. Per la realizzazione di questo cestino ho utilizzato una base di legno di diametro di circa 15 cm e che ha 40 fori. Allora, questo è importante perché nella lavorazione che andremo a fare ho la necessità che i punti iniziali, diciamo, della base siano multipli di 2. Allora, non vi preoccupate se trovate una base che non ha un numero pari di buchini, diciamo, di fori, perché potete tranquillamente, eventualmente, lavorare un aumento su uno di questi punti. Quindi non c'è assolutissimamente problema. L'importante è che fate attenzione che i punti bassi iniziali che lavoriamo siano quindi multipli di 2. Poi avrò bisogno della fettuccia che ho utilizzato in questi tre colori e un uncinetto numero 4 che mi serve inizialmente per inserire la fettuccia nella base in legno, nei fori, altrimenti con l'uncinetto più grande non riuscirei, e l'uncinetto che poi mi servirà per la lavorazione proprio, che è un 6. Inizio con il color Tiffany. Prendo l'uncinetto numero 4 e mi aggancio in questo modo, prendendo il filo sotto in questo modo, entrando in un foro con l'uncinetto, prendo il filo dietro e lo tiro su. Tiro su bene in modo che arrivi a questa altezza, non deve rimanere qua, deve stare qui, deve stare morbido. Prendo il filo e tiro dentro. Facendo attenzione perché si fa un pochino fatica perché essendo più fine l'uncinetto non si riesce benissimo a prendere il filato, ma ci occorre proprio fare in questo modo perché altrimenti con un uncinetto più grande non riuscirei a entrare nel foro. Quindi ancora faccio tutto questo lavoro per tutta la circonferenza, quindi per tutti i fori. Ok. E porto dietro il filo per coprire, quindi faccio tutte maglie basse, ok, fino alla fine del giro. Ecco qua. Ok, adesso allungo il filo e posso tagliare. Ok, adesso inserisco l'uncinetto non sulla prima maglia lavorata, sulla seconda. Prendo il filo tagliato, me lo porto dietro e poi da qui, quindi sull'ultima maglia lavorata invece, entro da dietro, inserisco in mezzo alla soline l'uncinetto. Prendo di nuovo il filo e me lo porto dietro e ho chiuso in maniera invisibile. Ok, ora semplicemente lo vado a nascondere. Inserisco qui l'uncinetto e mi tiro dentro il filo. Lo faccio per alcuni punti e poi posso tagliare. Ora facciamo il secondo giro. Ora prendo l'uncinetto numero 6 e vado a infilare, prendendo il filo in questo modo, mi infilo in un punto a caso del lavoro, prendo le due soline e
tiro fuori il filo in questo modo, ok? Adesso chiudo a maglia bassissima e andrò a lavorare il filo. Questo non c'è bisogno, porto dietro, tanto con la maglia bassissima non si nasconde. Prendo, inserisco sempre l'uncinetto nelle due soline del punto successivo, prendo il filo, tiro fuori e lavoro maglia bassissima e vado avanti per tutto il giro. Quindi ogni punto prendo le due soline, tutte e due, e chiudo a maglia bassissima. Quindi percorro tutto il giro facendo questa lavorazione. Ok, così viene il lavoro di fianco e così sopra. Quindi faccio tutto il giro e poi chiudiamo. Ecco qua, siamo arrivati alla fine del giro. Adesso anche qui vado a tagliare il filo, allungo e taglio. Anche qui prendo l'uncinetto numero 4. Inserisco l'uncinetto da dietro prendendo le due soline della maglia bassissima della seconda, non della prima, mi porto dietro il filo in questo modo e poi, come ho fatto prima, quindi inserisco l'uncinetto sempre da dietro sull'ultima maglia lavorata, l'ultima maglia bassissima, quindi quella del secondo giro, prendo il filo e lo porto dietro in questo modo. Ok, adesso vado a nascondere i fili. Allora, quello iniziale vado a inserire l'uncinetto in questo punto, nell'ultima maglia lavorata del primo giro, prendo il filo, me lo porto dietro, in questo modo, e poi porto dietro anche sempre, però prendendo tutte e due le asoline adesso. Del filo del primo giro, la prima maglia del primo giro, lo prendo il filo e me lo porto dietro in questo modo. Ora, come vi ho fatto vedere prima, vado a nascondere i fili nascondendoli dentro queste asoline. E poi taglio il filo. Faccio la stessa cosa anche con quest'altro, magari questo lo porto da quest'altra parte, lo faccio vedere, tanto è sempre la stessa cosa. Ed ecco qua, la base è pronta. Questo è l'aspetto, diciamo, del laterale e questo è l'aspetto del sopra. Ok, adesso andiamo avanti, dobbiamo salire in verticale, vediamo come fare. Allora, prendo sempre lo stesso colore, l'uncinetto numero 6, prendo il filo in questo modo e mi aggancio prendendo tutte e due le asoline della maglia bassissima, in questo modo, mi aggancio con il filo quello lungo, tiro su, in questo modo, nel giusto bene, e ora lavoro la maglia bassa. Ok, adesso vado avanti nella lavorazione di tutte maglie basse, tutto il giro. Quindi prendo sempre in mezzo nelle asoline quelle, diciamo, della maglia bassissima sopra, inserendo l'uncinetto in questo modo. Fuori. E faccio la maglia bassissima, quindi per tutto il giro. Prendo in questo modo, mi faccio rivedere. Vedete, queste sono le asoline, quelle che stanno sopra la maglia bassissima. Allora inserisco l'uncinetto qui, prendendo le due asoline della maglia bassissima del secondo giro, quelle che mi trovo sopra. Mi porto chiaramente all'inizio dietro pure il filo, quello tagliato, la codina,
Prendo il filo, lo tiro fuori e vado a lavorare la maglia bassa. Quindi lavoro cercando sempre di dare la stessa morbidezza al filato, alla lavorazione, in modo che i punti rimangano bene o male tutti omogenei. E lavoro quindi praticamente, in questo caso, 40 maglie basse per tutto il giro. Quindi arrivo fino a qui alla fine. Eccoci qua, sono arrivata alla fine del giro. Adesso allungo il cappietto un po', vado, tolgo l'uncinetto, vado a inserire da dietro sulla seconda maglia lavorata, non la prima, la seconda. Prendo il cappietto, lo aggancio all'uncinetto e lo faccio andare dietro in questo modo. Adesso devo praticamente iniziare la prima maglia del secondo giro in altezza, diciamo, no? Quindi prendo l'uncinetto e mi inserisco, come faremo il punto finta maglia, insomma, punto spiga, come lo volete chiamare, inserisco l'uncinetto tra le due soline verticali della prima maglia del giro precedente. Ora faccio in questo modo. Prendo. Inserisco il cappietto così, prendo il filo e lo tiro fuori e lavoro la prima maglia in questo modo. Poi vado a lavorare tutte le altre maglie successive, quindi inserisco l'uncinetto, come ho fatto qui, nelle soline verticali delle maglie successive. Quindi inserisco l'uncinetto qui in mezzo, tiro fuori il filo e chiudo maglia bassa e vado avanti per tutto il giro, sempre la stessa lavorazione. Quindi inserisco qui in mezzo, tiro su bene, lavoro la maglia bassa. Quindi procedo la lavorazione tutto il giro in questo modo. Ok. Sono arrivata alla fine del giro. Adesso allungo il cappietto, scusate, taglio il filo. Vado a, come ho fatto prima, prendo l'uncinetto numero 4, inserisco da dietro l'uncinetto, mi porto dietro il filo. Tiro sempre sulla seconda maglia, non sulla prima, sulla seconda, e invece adesso vado sempre da dietro sull'ultima maglia lavorata, prendo il filo, lo porto dietro e vado a nascondere sempre su questa solina come vi ho fatto vedere nei giri precedenti. Ok, adesso cambiamo fili e andiamo a fare, diciamo, cominciamo a fare i fiori. Ok, adesso quindi prendiamo il verde, ci posizioniamo in un punto a caso del giro, prendiamo il filo in questo modo, andiamo a inserire, cioè sempre prendendo le asoline queste qui in mezzo, non le asoline queste sopra, no? Non queste qui come facciamo normalmente di solito, però nemmeno in questo punto il giro precedente, quindi andiamo a inserire l'uncinetto qui in mezzo. Nel primo giro che abbiamo fatto in verticale, inserisco, tiro fuori il filo che ho dietro, allungo, ok, adesso lavoro, chiudo, questo modo. Allora, per il primo punto faccio anche una catenella perché dovrebbe essere una maglia alta e poi lavoro un'altra catenella. Adesso lavoro una maglia alta allungata sempre nello stesso punto. Quindi metto il filo sull'uncinetto, mi reinserisco nel punto dove ho inserito il primo punto che ho fatto prima, tiro fuori il filo, allungo, chiudo due asoline.
e poi prendo di nuovo il filo sull'uncinetto e chiudo le altre due, quindi lavoro una maglia alta, in questo caso allungata. Ok, adesso semplicemente vado a fare questa lavorazione saltando però una maglia, quindi su questa non ci lavoro, lavoro su quella successiva, quindi prendo filo sull'uncinetto, quindi vado a fare una maglia alta allungata, non qui, ma sul punto successivo, quindi entro, tiro fuori il filo, allungo, chiudo due asoline, prendo il filo, chiudo due asoline, una catenella, quindi di nuovo filo sull'uncinetto, inserisco nel punto dove ho inserito la prima maglia, prendo il filo dietro, tiro su, chiudo due asoline, chiudo due asoline. Ok, quindi questo lo dobbiamo ripetere per tutto il giro. Quindi, siccome avevo 40 punti, dovrebbero venire fuori 20 foglie, insomma, 20 steli, insomma, dei tulipani. Quindi qui salto, faccio vedere l'ultima volta, salto il punto, vado su quello successivo, sempre sotto, prendo il filo, tiro su, prendo il filo, chiudo 2, prendo il filo, chiudo 2. Catenella, di nuovo filo sull'uncinetto, sempre qui, prendo il filo, tiro fuori, allungo, prendo il filo, chiudo 2, prendo il filo, Chiudo 2. ed ecco qua. Quindi continuo per tutto il giro. Ecco qua, sono arrivata alla fine del giro, adesso allungo il filo, tolgo l'uncinetto, e taglio. Quindi prendo l'uncinetto numero 4. Allora, vi ricordate prima la prima maglia che abbiamo fatto? Era una maglia bassa allungata più una catenella. Poi abbiamo lavorato un'altra catenella. Quindi io su quella seconda catenella vado a inserire l'uncinetto in mezzo, prendendo quindi la solina dietro. Prendo il filo e me lo porto dietro, tiro un po' e poi prendendo l'ultimo punto lavorato da dietro, inserisco l'uncinetto prendendo la solina dietro e mi porto dietro il filo. Ok, adesso vado a sistemare i fili come vi ho spiegato già nei giri precedenti, quindi inserendo il filo attraverso le asoline con l'uncinetto, facendolo passare. Quindi lo fate passare su varie asole, sia questo che questo iniziale, e poi vediamo come fare proprio il fiore. Ok, adesso prendiamo il filo rosso, sempre con il nostro uncinetto numero 6, andiamo a fare il fiore, quindi andiamo a fare il tulipano. Adesso dobbiamo semplicemente andare a prendere il filo in questo modo e ci inseriamo nell'archetto che abbiamo creato tra le due maglie alte allungate, quindi in un punto qualsiasi del giro precedente, inseriamo l'uncinetto e tiriamo fuori il filo e poi chiudo direttamente a maglia bassissima. Ok, mi aggancio in questo modo e lavoro 2 catenelle, una, due, e sono praticamente la prima maglia alta. Adesso, sempre nello stesso punto, lavoro altre 4 maglie alte. Una, due, tre. E 4, quindi in totale avrei 5 maglie alte. Ok, adesso lascio il gappietto, lo allungo un pochino, inserisco l'uncinetto sulla prima maglia alta, quindi in questo caso in una solina della catenella, perché la prima non era maglia normale, prendo il gappietto in questo modo e me lo tiro dentro e chiudo, stringo. Mi aggiusto il gappietto e ora lavoro 3 catenelle, una, due e tre.
Adesso vado a fare la stessa cosa sull'archetto successivo. Quindi in questo caso ora lavorerò 5 maglie alte. Una. Due. Tre. Quattro, e cinque. Ok, anche qui allungo un pochino il gabbietto, lo lascio, inserisco adesso l'uncinetto nelle due soline della prima maglia alta lavorata, prendo, cioè quindi l'uncinetto da davanti verso il dietro. Prendo il gabbietto con l'uncinetto, me lo tiro davanti dentro la solina e tiro. Aggiusto il gabbietto e lavoro 3 catenelle. Ecco qua. Ok? Quindi procedo e lavoro tutti i fiori su ogni archetto. In questo modo, come ho fatto questa? La prima è leggermente diversa perché non c'è la prima maglia alta normale, ma tutto il procedimento lo farete come questo. Ok? Quindi ci vediamo alla fine del giro. Ecco qua, sono arrivata alla fine del giro. Adesso fate le 3 catenelle, allungo il filo e lo taglio. Ora, come solito, prendo l'uncinetto numero 4, inserisco l'uncinetto qui su un punto, diciamo, di disgiunzione delle 5 maglie, no? Quello che ho fatto per chiudere, diciamo, il fiore. Prendo il filo, me lo porto dietro. Adesso prendo, mi inserisco nelle asoline dell'ultima catenella. E faccio passare il filo dietro. Ok, adesso vado a sistemare il filo inserendolo e nascondendolo dentro le asoline. Dietro. Faccio passare su varie asole fino a nasconderlo. Anche l'altra codina magari la faccio passare sempre qui in mezzo e poi, tanto questa era già passata sotto le altre maglie, taglio tutto quanto. Ok, il cestino è terminato. Cosa ve ne pare? Ok, anche questo video è terminato, spero vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!